E siamo oggi qui insieme a voi per continuare la nostra riflessione sulle beatitudini della famiglia. Finora ci siamo così soffermati, lasciandoci aiutare dal testo del Cardinale Mendoza, sulla beatitudine della famiglia ospitale, della famiglia che sa vivere l'accoglienza, della famiglia che sa vivere la compagnia. Poi siamo passati alla beatitudine della famiglia in cui si è veramente artigiani di affetto, di sentimenti. E oggi vediamo un'altra bella beatitudine. Beate quelle famiglie che capiscono appunto l'importanza della inutilità, di ciò che è inutile, di ciò che è superfluo. Noi siamo oggi subissati, non respiriamo più, perché siamo veramente schiacciati da tante cose superflue. Il nostro è un mondo che ci spinge a vivere di cose, di superfluo. Nel nostro mondo la nostra logica è l'utilità, il guadagno, il tornaconto. E io cosa ci guadagno e cosa viene a me? Non sono vere queste nostre riflessioni? Allora, vedete, noi dobbiamo tornare a scoprire l'inutilità del superfluo e a rivalorizzare la gratuità nella famiglia, per poi di riflesso viverla nelle relazioni umane, nelle amicizie, di riflesso viverlo nel lavoro, nel mondo, nella politica, la politica che dovrebbe essere testimonianza e dovrebbe essere esempio di vera gratuità. Gratuità. Dobbiamo tornare appunto a riscoprire che ciò che vale non è ciò che mi fa avere, ciò che mi fa guadagnare, ma anche e soprattutto ciò che mi fa perdere, perdere. La beatitudine di coloro che credono che perdere significa guadagnare, che perdere significa crescere, che perdere significa vivere. Qualcuno ha detto che vive veramente chi perde la vita per gli altri, per i suoi amici e per i suoi nemici. E io oggi vi voglio lasciare con una famosa, bellissima frase, ma ahimè ormai abusata e quindi non più tanto riflettuta, di Saint-Exupéry, questo romanziere francese morto in maniera strana e improvvisa durante la Seconda Guerra Mondiale. Era un aviatore che ha scritto Il Piccolo Principe. Sentite che cosa dice. Noi dobbiamo accettare di perdere, questo è un po' il concetto. E dice questa parola, Saint-Exupéry, è il tempo che tu hai perduto per la tua rosa, che ha fatto la tua rosa così importante. È il tempo che io perdo per te, che fa di te veramente una persona importante. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!